Buongiorno Vegan Boys e Vegan Girls. Allora, velocissimo, allenamento devastante, allenamento piramidale. Faremo petto e bicipiti, classicissimo. Con noi c'è Vittoria, l'avrete vista nel precedente video. Mi conosco. Faremo 60 secondi di recupero, molto intenso, ci saranno delle super serie, tecniche di allenamento, movimenti lenti e controllati per dare maggiore focus sui vari distretti muscolari. Vittoria è una nostra amica, è vegana da quanto tempo? 3 anni. Beh, 3 anni che non mangia carne, si allena e diciamo che la forza non ti manca. Sì, i risultati anche. Faremo vedere una vena sul bicipite esplosiva. Quindi andiamo ad allenarci e a fra poco. Eccoci all'allenamento. Allora, iniziamo subito. Pullover 3 serie da 10. Ho inserito il pullover perché mi aiuta ad attivare diversi muscoli, mi aiuta soprattutto ad allungare il pettorale. Ma cosa serve il pullover? Allora, tantissime persone lo inseriscono nell'allenamento del petto, altri sostengono che lavori la schiena, altri sentono le braccia. Ma cosa allena veramente? Allora, iniziamo col dire che pettorale e dorsale spesso sono sinergici, ma c'è da dire che il pullover con manubrio coinvolge particolarmente il capo lungo del tricipite. Viene stressato tantissimo, sembra assurdo, ma si tratta più che altro di un esercizio per il tricipite. In generale il pullover con manubrio coinvolge quasi tutti i muscoli del tronco. Secondo esercizio, spinte panca piana con manubri, piramidale crescente, 3 serie dal 65%, 75-85% del tuo massimale. Perché preferirlo alla panca piana? Semplicemente per preservare la cuffia dei rotatori. Tutti i problemi, i fastidi che arrivano alla spalla, la causa principale è spesso la panca piana, fatemelo dire, fatta di merda. È molto importante farla con i manubri anche perché vai a lavorare singolarmente sugli arti, riesci a raggiungere un ROM completo, con l'abduzione della spalla lungo tutto il ROM io riesco ad attivare benissimo il gran pettorale, cosa che con la panca piana bilanciere mi viene molto difficile. Chest press inclinata 3x10 8 6, piramidale crescente. Qui nella prima serie ho cercato di ripartire dal punto zero proprio per aumentare l'intensità. Diciamo che lo scopo dei macchinari è proprio quello, sviluppare delle tecniche di allenamento, dare un focus più diretto ad alcuni distretti, variare la routine di allenamento. Però per lo sviluppo significativo della forza è, diciamo, ideale affidarsi ad allenamenti con l'utilizzo di pesi liberi, bilancieri, manubri, come abbiamo fatto per la panca piana con manubri abbastanza pesanti. Un consiglio per un'esecuzione corretta ed evitare infortuni: evitate di estendere completamente le braccia. Ragazzi, qua furia di fare il video, far vedere che siamo forti e che alziamo grandi carichi, ci stiamo distruggendo totalmente. Qui vedete Vittoria iniziare le sue 3 serie. È importante il setup, quindi una volta seduti sul seggiolino fissate bene schiena e testa, afferrate le impugnature con le mani in pronazione. È importante ricordare che con l'altezza del sedile voi andate a regolare le impugnature, che non devono risultare ad altezza spalle, più o meno devono arrivare al centro del pettorale, diciamo sullo sterno. Allora, come ultimo esercizio per i pettorali abbiamo una bellissima super serie, cavi bassi su panca piana con push up. Ragazzi, solo 3 serie da 10 più cedimento muscolare, veramente devastante. Allora, mi raccomando, per quanto riguarda l'esecuzione ai cavi dovete tenere la stessa angolazione delle braccia e soprattutto i cavi si devono trovare sotto il livello delle spalle.
una bella contrazione di picco in massima estensione senza far toccare le maniglie e diventerà veramente molto impegnativo. Discesa lenta, più il tutto il time under tension è lento, più sarà ancora più stressante. I push-up non dovrebbero mai mancare in un allenamento per il petto, io li adoro. Come fare un buon push-up? Innanzitutto, io qui, dopo la devastazione totale, vedendo il video, li ho sporcati parecchio. Ma in generale bisogna distendersi sul pavimento, portare le mani pochino sotto l'altezza delle spalle, una buona ampiezza, distendere le braccia, scendere, avere il core stabilizzato, la schiena dritta, mantenere comunque un assetto del corpo neutrale, fisiologico, e se non si tocca e non si sfiora il suolo con il petto, si dice che non sia un buon push-up. Ok, siamo arrivati ai bicipiti, tre esercizi, si parte con manubri alternati in piedi, 4 serie da 12, 10, 8, 6. Già guardando questo video mi rendo conto che ho sporcato anche qui un pochino l'esecuzione, effettivamente forse ho spinto un po' troppo, sto utilizzando dei manubri da 20 kg che per me sono già abbastanza pesanti. Tuttavia si parte con gambe leggermente divaricate, più o meno altezza spalle, leggermente piegate. Portiamo il manubrio verso la spalla, contemporaneamente effettuiamo una rotazione verso l'esterno e con un peso ovviamente bilanciato, ecco come sta facendo Vittoria, cercate di fermarvi un secondino nel punto di massima contrazione e contrazione di picco. Ragazzi, dopo qualche serie avrete il bicipite che starà per esplodere. Questo è un esercizio multiarticolare, coinvolge completamente i bicipiti e soprattutto va a reclutare alcuni distretti, in particolar modo il brachio radiale, l'avambraccio, i flessori dell'avambraccio. Viene coinvolto anche il deltoide anteriore quando per esempio andiamo a sollecitare molto con carichi molto pesanti. Eccolo, questo è il mio esercizio preferito per i bicipiti, curl su panca inclinata, dai 30 ai 45 gradi, due serie da 10 e 8 ripetizioni, è un esercizio complementare, è un must per chi vuole sviluppare massa sui bicipiti. Guardate che bel braccetto Vittoria, impostate il sellino, deve essere anche lui inclinato in modo che voi non dobbiate scivolare, tenete i piedi ben saldi a terra e martellate, mettete a dura prova i vostri bicipiti alternando prima un braccio e poi l'altro. Curl ai cavi alti, ultimo esercizio, due serie da 10-8 ripetizioni. È un vero esercizio di isolamento, aiuta a sviluppare il picco del bicipite. Non è necessario utilizzare grossi carichi quanto prestare attenzione all'attivare il muscolo da colpire. Quindi una maggiore concentrazione e sentirete il muscolo lavorare intensamente. Per tutta la sessione di allenamento il recupero è di 60 secondi cronometrati. Mi raccomando, prestate attenzione al riscaldamento e allo stretching finale, parte integrante dell'allenamento. Ragazzi, l'allenamento è terminato, andate in pace. Se vi va, iscrivetevi al canale e mettete il mi piace. Ciao a tutti e al prossimo video.